Bravo. Andiamo da una persona, la prima storia che raccontiamo qui a Generazione Cervellini, una persona che si è reinventata nel lavoro, Diego da Napoli. Ciao Diego. Ciao, buonasera. Ciao Diego. Allora, noi abbiamo detto che tu parti, diciamo, dalla tua esperienza di studi, perché sei un archeologo, però sì, poi, diciamo, esatto, hai proceduto in altra maniera. Raccontaci un po'. Esatto. Io facevo l'archeologo, io ho specializzato in numismatica antica, e poi diciamo che il lavoro c'era, ma purtroppo era mal retribuito, e io non retribuito per niente, quindi ho deciso di iniziare a reinventarti, guardare altro, esatto, guardare altro. Insieme a mio fratello, che sta nel campo della ristorazione da anni. Ok, ristorazione. Ristorazione. E quindi ho deciso di aprire un piccolo ristorantino a conduzione familiare. Sì. E io ho portato del mio nel senso che rielaboriamo dei ricette romane, greche, e prese da fonti come Catene, Orazio, Apicio, e rielaborate ricette proprio antichissime. Facci un esempio di una ricetta, non so, degli antichi romani che usavano. Per esempio, noi facciamo il libum di Catone, che è un Catone grandissimo. Io Catone ce l'ho scrive nel dopo cerchiamo di indagare meglio su questa ricetta di Catone, perché non ho capito esattamente. Va bene tutto stasera. Buona serata dal trio Francesco, Martino e Gabriele. Per voi fino a mezzanotte vi stiamo raccontando la storia di Diego, un uomo che tiene le vocali molto lunghe, abbiamo capito. Ha aperto un ristorante dopo essere stato archeologo, però rifacendosi ai piatti dell'antica Roma e dell'antica Grecia. Cioè, lui ha preso i libri di storia, Cabullo, eccetera, eccetera, no? Anche chi è che era? Catone. Ha individuato delle ricette e le ha riproposte paro paro nel 2018, ma alcune cose le ha tolte. Che piatto hai tolto, per esempio, dalla cucina romana? Beh, per esempio, per dirvene una, il garum, garum, che è improponibile per i giorni nostri. Che cos'era? Delle viscere di pesce fermentate al sole, una cosa putrida. Ha mangiato di peggio comunque. Ma scusami, tu da dove li hai presi? Dai vari libri, ovviamente. Da vari libri. Ma non viene spiegata la procedura con cui vengono preparati questi piatti, quindi l'hai dovuta un po' ricostruire. Viene spiegata la procedura, ma non gli ingredienti precisi. Quindi diciamo che devi farti un'idea di cosa potevano usare lì. Dicevi prima delle ricotta che devo fare. Sì. Quindi è una cosa del genere. Abbiamo capito comunque che hai tolto questa cosa con il pesce putrido lasciato al sole, giustamente possiamo capire. Ma anche quindi l'abbiamo capito, tu lo proponi in un ristorante alla fine, il ristorante di tuo fratello, giusto? Il ristorante di mio fratello Gianmaria e io ho mio cognato Lino che mi aiuta. Siamo a Napoli, si chiama Salotto Nunziata. Giusto per fare la marchetta, farla bene. Diciamo un archeologo che lavora, fa il ristoratore, però lavora, perché ci scrivono tantissimi tuoi colleghi della categoria. Mettete sul ristorante. Questo è un messaggio positivo per l'Italia. Perché non trovano lavoro invece proprio nel campo per cui hanno studiato. Vi siete fatti un mazzo così per 10 anni di studio, avete studiato all'estero, tornate in Italia e aprite un ristorante. Come ha fatto Diego. Diego, sei contento della tua scelta? Io sono contentissimo, abbiamo aperto da poco, stiamo iniziando a vedere tutti, siamo partiti da zero totale, quindi diciamo che qualsiasi cosa viene è ottima. Perfetto. Vabbè, allora noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, speriamo di assaggiare un giorno una ricetta. Anzi, certo, siamo già lì. Antica Grecia. Non del pesce putrido, Pesce putrido no, grazie. Ciao Diego, in bocca al lupo.